E torna sulla scena un grande della musica italiana, Renato Zero, doppio album e show per lui. L'intervista è di Carola Carulli. Io credo di essere in fondo, per antonomasia, visionario, quello che ha sempre cercato di stravolgere la realtà. Chiedi di nascere, tu chiedi. Per essere Renato Zero devi essere tante cose, perché dentro questo artista ci sono tanti mondi, poesie, canzoni, qualche nostalgia e il ragazzo che è stato, che è ancora dentro di lui. Io me lo sono portato con me sempre, non ho lasciato dentro alle fotografie di famiglia. Dando spazio alla ruga, dando spazio al piacere di sentirsi maturi. Sotto questi cieli lividi, niente più carezze, brividi. Nel suo nuovo album dialoga stesse con il tempo, pensando persino ad un'altra vita. Se ci fosse un'altra vita, mi dovrei preparare un pochino, perché mi dovrei prendere prima una vacanza da questa. Un'altra volta, io e te. Però se ci fosse un'altra vita vorrei essere proprio un'altra persona. La nostra immagine più vera dov'è? I suoi migliori anni devono ancora arrivare, perché Renato è uno che parla sempre al futuro con una bussola molto personale. Penso che emozionarsi sia veramente utile per una vita, senza troppe sorprese, per assurdo. Rivoluzione, grido che solleverai. D'amore ha cantato tanto e oggi di questo viaggio che la vita ci dice. Il biglietto di questo viaggio sia punzonato dall'essere amati, dall'amore che in fondo ci consente di viaggiare sempre in prima classe.